Cari amici, benvenuti al nuovo podcast di Scienza e Natura che ci porta alle radici della natura. Ovvero sono questi incontri col dottor Ivo Bianchi che cercano di comprendere quali siano le basi dei processi naturali, quali siano le basi poi delle patologie, di tutto ciò che succede in natura e quale sia il modo migliore per affrontarle con i metodi della medicina naturale. Abbiamo detto ieri che siamo entrati nell'equinozio d'autunno, siamo entrati in questo periodo nel quale progressivamente le giornate si accorceranno, progressivamente, inevitabilmente per la minor quantità di ore in cui il sole irradia le nostre regioni, entreremo in una stagione più fredda. Quindi è importantissimo che noi ci prepariamo non solo a quel buio, a quel freddo che abbiamo detto ieri, porta anche a una tendenza depressiva, ma che prepariamo anche il nostro corpo a quelle che sono le patologie dell'autunno e dell'inverno, distinguendo tra l'altro quelle che sono le patologie dell'autunno e quelle dell'inverno. Tutti parlano spesso delle influenze. Sì, è vero, l'influenza, la sindrome influenzale, ogni anno si ripresenta con dei nuovi virus che vengono tra l'altro già intercettati quando sono nell'emisfero australe, che poi saranno gli stessi che si presenteranno col freddo nell'emisfero boreale, quindi noi, perché poi è il freddo che favorisce l'insorgenza di questi virus e quindi si prepareranno ogni anno dei vaccini specifici, però l'influenza insorge solitamente alla fine di dicembre, all'inizio di gennaio, nel periodo più freddo, nel periodo in cui anche il corpo è già indebolito dal freddo dell'autunno, entra nel freddo ancora più freddo dell'inverno e allora insorgono i veri virus influenzali. Però invece in autunno, adesso in ottobre, novembre, queste patologie febbrili che spesso colpiscono bambini, adulti, anziani e così via, non sono delle patologie solitamente da virus influenzali, ma sono delle patologie da virus parainfluenzali, virus meno potenti, virus a cui il nostro organismo molto spesso è abituato e sa reagire, ma virus che possono essere importanti lo stesso, soprattutto per persone un po' debilitate, come essere l'anziano, il bambino piccolo, che hanno l'anziano un sistema immunitario che sta un po' decadendo e il bambino piccolo un sistema immunitario che sta formandosi. Quindi è molto importante che noi ci prepariamo con la medicina naturale ad affrontare questo momento di passaggio. Il passaggio è sempre un momento di stress, il nostro organismo ne risente ed è importante che adottiamo delle misure difensive. Quale può essere una misura difensiva molto semplice? È quella di, per esempio, di prendere delle sostanze naturali, tipo per esempio possono essere i funghi medicinali. Vi ricordo che qualsiasi fungo, anche non medicinale, contiene dei beta-glucani che hanno effetto di stimolo immunitario, quindi qualsiasi fungo, dai microfunghi del lievito ai macrofunghi che troviamo nei boschi o al supermercato, sono degli stimolanti immunitari, hanno delle sostanze che appunto sono questi beta-glucani che stimolano il nostro sistema immunitario. Quindi già l'assunzione di un cucchiaino al mattino di lievito di birra o nell'insalata di un fungo affettato, di un fungo crudo affettato, è uno stimolo per il nostro sistema immunitario utile anche per affrontare questo cambiamento che rappresenta l'autunno. E poi abbiamo delle piante, abbiamo delle piante molto semplici, vorrei citarne oggi due di interessanti, una che è l'astragalo, pianta principe per affrontare le patologie virali, quindi noi potremmo prendere ogni giorno, se siamo nella fascia a rischio, se siamo particolarmente delicati, una compressa di 500, da 300 e 500 mg di astragalo, che ogni mattina potrà accompagnarci, poi accompagnare il bambino che va all'asilo, glielo sciogliamo con un po' di miele, questa capsula di astragalo, o data invece all'anziano con un po' d'acqua, che ci rinforzerà sulla tendenza ai virus parainfluenzali, ai virus dell'autunno. Alternativa a questo, ma diversa alternativa, è invece l'echinacea. L'echinacea non è uno stimolante immunitario come si crede generale, è uno stimolante immunitario nei confronti dei batteri. Addirittura l'echinacea fa
favorisce le risposte immunitarie antibatteriche, ma indebolisce le risposte immunitarie antivirali. Quindi dovremmo un po' scegliere se prendere l'echinacea o se prendere l'astragalo. Abbiamo tendenza alle placche tonsillari, abbiamo tendenza ai batteri, abbiamo tendenza agli ascessi e così via, tutte le malattie batteriche, allora prendiamo a cicli l'echinacea. L'echinacea angustifoglia o l'echinacea purpurea, la compressina di echinacea tutte le mattine, ci sono anche gli sciroppi di echinacea e così via. Abbiamo invece la tendenza, diciamo, alle virosi, non tanto al mal di gola, quando alle faringiti, ad avere queste febbricole, ad avere questi malesseri anche muscolari e così via, allora il nostro rimedio sarà l'astragalo. Quindi già questo ci insegna qualcosa, ci insegna ad entrare con una maggior precisione nel mondo della medicina naturale. Attenzione alle eccessive semplificazioni, a dire questo stimola il sistema immunitario. No, ci sono delle grandi specificità, dobbiamo, ascoltando i miei interventi mattutini, leggendo la mia rivista Scienza e Natura, vedrete come, seguendo anche i miei video, vedrete come la medicina naturale è preziosa, può essere utile in tantissime problematiche, però dobbiamo essere sempre molto specifici. Un conto è prendere la tachipirina, che comunque ci abbassa la febbre, un conto è volere prevenire o curare con la medicina naturale, che richiede una precisione più attenta. Sto lavorando su un virus, sto lavorando su un batterio, ho tendenza verso questo o tendenza verso l'altro. Spero di esservi stato utile anche questa mattina e arrivederci al nostro prossimo incontro di domani, in cui parleremo ancora di medicina naturale.